attenzionali delle persone che stanno cambiando in misura significativa. Perché, ripeto, ci sono moltissime cose che si potrebbero dire, io ho pochissimo tempo. C'è il tema della multicanalità, il tema che voi tutti, lei in questo momento sta o twittando, sta facendo determinate cose, è un tema che per l'industria della comunicazione significa cambiamento del paradigma attenzionale. Quindi il tema è che cosa fare a fronte di questi cambiamenti. Che cosa fare per catturare l'attenzione? Che cosa fare per costruire una marca? Questi sono i temi su cui occorre andare a lavorare. Qualcosa quindi finalmente cambia. Ci rendiamo conto che l'attenzione è frammentata e dalla crescente rilevanza dei meccanismi di fruizione multicanale. Noi come Politecnico di Milano coordiniamo un osservatorio che è l'Osservatorio della Multicanalità, che non so quanti di voi conoscano, comunque è l'unico osservatorio che su una popolazione rappresentativa, su un campione rappresentativo della popolazione italiana, va a monitorare come è cambiata l'interazione tra mondo delle imprese e mondo del mercato. In Italia, in un paese che è considerato sostanzialmente indietro rispetto al benchmark, abbiamo che oltre il 40% della popolazione italiana interagisce con il mondo dell'offerta in una prospettiva multicanale. Oltre il 40%, cioè oltre 23 milioni di italiani. Interagiscono utilizzando il web, interagiscono utilizzando il mobile, interagiscono sui social. Tema che è emerso poc'anzi, ci si pone l'obiettivo di costruire relazioni durature con il brand e abilitare relazioni con i pari. Questo è un tema cruciale, cioè come voi sapete, la pubblicità tradizionale in logica push sta perdendo, non possiamo attribuire alla pubblicità tradizionale quel valore nel marketing funnel che gli abbiamo sempre attribuito, cioè di portare l'individuo all'azione, all'acquisto. In verità sempre più hanno un ruolo i cosiddetti pari, cioè noi, che sono influenzatori sempre più rilevanti. Abbiamo però capito ancora poco, nel senso che 2010, abbiamo detto, è l'anno del social, 2011 diciamo che è l'anno del mobile, con gli smartphone, e ci portiamo ancora dietro la logica dell'audience. Io sono francamente stanco di sentire che quello che vale è l'audience, quindi raggiungere centinaia di migliaia, milioni di utenti. È una bufala! A noi interessa lavorare con utenti qualificati, con utenti che sono in grado di diventare influenzatori e che quindi, proprio perché i pari sono più convincenti, di innescare passaparola positiva. Quindi social ancora quanti fan hai? Mobile, gli ad su smartphone sono sempre più efficaci. Si focalizza ancora su questo. È vero, ma è una parte della verità. E quindi c'è tutto il tema delle metriche, non abbiamo tempo di approfondire, è un tema colossale. Noi stiamo lavorando con Rai, con Mediaset, con Vodafone per definire la metrica del futuro. Audi Radio ha chiuso, Radio Web chiudono tutte, non hanno senso una visione parziale quale quella che è. Sono iniziative nate 15 anni fa. Adesso il mondo è significativamente cambiato, il sistema delle relazioni è significativamente cambiato. Una possibile risposta? Si sente dire social mobile? No. In realtà, io sottolineo il fatto che, mi dici poi quando devo accelerare, non parlare poi, humans are the killer app. L'uomo continua a essere al centro e tutte queste tecnologie servono se e solo se sono strumentali all'uomo. Quell'oggetto che abbiamo tutti qua, che vedo in molti, l'iPad, non è un'innovazione dai fortissimi contenuti sociali, che ha abbattuto le il digital divide. Ero in un convegno riservato con top manager poche settimane fa, in cui si discuteva. C'era un responsabile del private banking di una grande banca multinazionale che mi dice, ma si chiede perché sono qua io ho clienti che hanno in media 70 anni, cosa vengo qui a fare, a sentire lei parlare di comunicazione digitale?
Sai perché? Perché questi settantenni ricchi, molti di questi bresciani che venivano con l'agenda e con la penna, adesso vengono con l'iPad. Il problema mio è di come tenerli agganciati sull'iPad. E perché l'iPad ha spaccato? Perché l'iPad riproduce dei gesti che sono tipici dell'uomo. Quindi è un'innovazione tecnologica dal forte contenuto sociale. E per lo stesso motivo, e poi dirò, faccio un'altra affermazione forte, che i social network non sono una moda, sono la risposta moderna al bisogno di socialità che è stato modellizzato da tempo, se pensiamo alla piramide di Maslow, no? Quindi, non sono una moda, social network sono un fenomeno strutturale, sono la risposta moderna dell'individuo che vuole manifestare la proprio ego, che vuole confrontarsi con gli altri. Potremmo dire tante cose, ma mi fermo qui. E il canale mobile è la massima espressione dell'integrazione. Cioè in realtà gli smartphone sono il ponte tra l'individuo e lo spazio di interazione definito da un'impresa. Lo smartphone è il veicolo, quando sono al punto vendita, è lo strumento che mi permette di andare poi sul web, che mi permette di fare tante cose, quindi uno snodo cruciale. Sapete quanti smartphone ci sono nel mondo? Quanti sono gli smartphone? Allora, vi do un dato al 2013, Gartner. Nel 2013 il numero di smartphone sarà, l'integrale degli smartphone sarà superiore all'integrale dei personal computer. 1 miliardo e 800 milioni di smartphone contro 1 miliardo e 700 milioni di personal computer. Questo vi fa capire, se lo combinate con quanto vi ho appena detto, della portata di questo fenomeno, che è ancora pochissimo compreso. E per questo un video che ho appena scaricato, ma che magari alcuni di voi conoscono già. È la riedizione del Social Media 2010. Questo dato, il dato che i social network sono particolarmente utilizzati su smartphone, intorno al tema dell'integrazione tra canali. Questo è uno, al di là del dato specifico, solo il 14% ha fiducia in advertising, al di là del dato in conto la tendenza. Ecco, in questo video c'è un errore, che viene l'ultima affermazione, il tema del ROI. Anche qui io sono stanco di sentire ROI nei social media.
è inutile parlare di ROI. È la metrica, a parte che il ROI è la metrica sbagliata per definizione per valutare gli investimenti anche più tradizionali, ma al di là di questo, non possiamo monitorare con un indicatore di breve periodo uno schema, un framework, una modellistica che è per definizione relazionale e quindi di medio-lungo periodo. Quindi, questo è un tema su cui noi stiamo lavorando molto, che è quella di creare la metrica del futuro. Facciamo però un po' il punto e andiamo alla parte positiva. Quindi, c'era un mondo semplice, dove era facile, tra virgolette, catturare l'attenzione, lo strumento principe era l'advertising. Di fatto oggi è tutto più difficile, è difficile catturare l'attenzione, gli influenzatori sono tanti. Sappiate che ognuno di noi è esposto ogni giorno a più di 1000 messaggi. L'uomo è al centro di tutto questo, ma bisogna capirlo. Ecco, il primo tema è che nella realtà offline, quindi dove l'uomo, dove viviamo noi, noi non funzioniamo, non operiamo come nei social network. In particolare non operiamo come in Facebook. In Facebook ciascuno di noi ha 500, 300, 800 amici. Non è così. Nella vita, quindi Facebook, in questo momento esagero un po', è un magma indistinto di amici e di relazioni. Nella vita reale ci sono cluster di relazioni legati a contesti, legati a fabbisogni. Se io ho descritto qua devo andare a New York, mi confronto con una sottoinsieme di coloro che sono stati a New York. Quindi il tema è, se io faccio, non so, posto un update status su Twitter o su Facebook, ti dico che sto prendendo il caffè, a 800 dei miei amici ne frega un cazzo. Ok? Io e Raimondo Bruschi prima ci siamo scambiati un SMS, cioè un messaggio su Facebook che riguardava me e lui, ma per una parte della chiacchierata siamo andati pubblici, poi lui è andato privato. Questo però vuol dire che i social network, pur avendo grandissima potenza, Facebook non è ancora la risposta. Perché non è ancora la risposta? Perché c'è un tema fondamentale che è trascurato da Facebook, sto esagerando perché evolve, che è il tema della rilevanza e della contestualità. Quindi, noi, a seconda del tema, ci fidiamo di alcuni soggetti e meno di altri. Quindi, se vogliamo andare a New York, ci rivolgiamo a degli amici che sono a New York, e a seconda del tema potremmo rivolgerci a un sottoinsieme. Allora, sostanzialmente, voi che molti di voi fate agenzia, no? Credo, il tema cruciale è progettare relazioni tenendo conto che esistono tipologie di legami molto diverse. E sostanzialmente possiamo, roughly speaking, individuare in questo momento almeno tre tipologie di relazioni di legami. Legami temporanei. Quelli che nascono casualmente, li faccio vedere tra poco con un esempio concreto, e che con individui che non conosco. Ci sono legami temporanei, deboli. Legame debole sono legami con persone che conosco, ma poco frequenti. Legami forti sono legami con persone che conosco e con cui ho una frequenza di interazione. Allora, il tema cruciale, lavorare su social media significa lavorare e progettare relazioni tenendo conto della specificità di queste relazioni, tenendo conto che la tecnologia evolve. La convergenza è realtà. Ogni device ha più funzioni d'uso. Ad esempio, il televisore. Che cos'è il televisore? Che cos'è la televisione per lei? Cos'è per lei la televisione? Okay. In realtà la televisione non è più quell'oggetto che abbiamo nel soggiorno. La televisione può essere qualsiasi cosa, nel senso che l'iPad diventa in taluni momenti televisione, in altri momenti diventa libro. La televisione, io ho comprato per mio figlio sabato a Media World un televisore tradizionalmente definito.
ma in realtà ha più funzioni d'uso.